all'ascensore a Piazza Vittorio. Alla regista chiedo, in questo film c'è uno scontro di civiltà tra etnie, ma anche tra italiani e italiane. Sì, con la sceneggiatrice del film, che è Maura Vespini, che è anche la produttrice, abbiamo voluto raccontare, a partire dal romanzo di Amara Lopus, che si prestava perfettamente, uno scontro che avviene a 360 gradi, tra etnie diverse, tra italiani e italiani, all'interno della famiglia e all'interno della coppia. E, tutto questo, abbiamo creato dei personaggi che non esistevano nel romanzo di Amara e che sono interpretati da Daniele Liotti e Kasia Smutniak, e che ci raccontano lo scontro di civiltà all'interno della coppia. I personaggi sono fortemente caratterizzati da una loro personalità. Come hai scelto questo cast multietnico? Allora, innanzitutto con l'aiuto di Barbara Giordani, che è il mio direttore di casting, e del produttore, che si diverte molto a combinare anche lui le caratteristiche dei personaggi con quelle degli attori che idealmente potrebbero interpretarli. E quindi è stato fatto un lavoro diverso. Io avevo già due attori che per me erano dei punti fermi, che erano Francesco Parnofino, Roberto Citran, Serra Ilmaz, che avevano già delle caratteristiche molto precise che erano perfetti per interpretare alcuni ruoli. Dopodiché, con l'aiuto di Barbara Giordani e di Sandro Silvestri, abbiamo piano piano concepito tutto il cast, e anche con un po' di fortuna, se vogliamo, perché alcuni attori come Kasia hanno scadeva risposto, il permesso di soggiorno. Sì, scadeva il permesso di soggiorno, quindi aveva bisogno di lavorare. Esatto. Hanno dato una risposta in maniera estremamente spontanea, praticamente sul filo di lana, perché eravamo già in preparazione, quindi si sono lanciati generosamente in questa impresa. Io adesso non posso citarli tutti, perché veramente esauriremmo tutto il tempo a disposizione, ma è veramente un cast molto ricco e molto generoso. Kasia interpreta una fotografa alla continua ricerca di ispirazione, e che rappresenta nel suo rapporto con Daniele Liotti un ulteriore scontro di civiltà. Sì, il mio personaggio è un pretesto per raccontare lo scontro di civiltà all'interno di una coppia di trentenni. I trentenni della mia generazione, che conosco benissimo, quelli che vivono in un limbo abbastanza annoiati della vita, che non hanno la forza per decidersi cosa fare domani, importante oggi, che vivono così alla giornata, e così la vita li passa avanti e loro neanche se ne rendono conto. Per me era importante far vedere, raccontare, più che del personaggio in questo caso, proprio questi trentenni così, opposto alla Mucino, insomma, non quelli poco scontrosi, no? Sì. Il tema centrale del film è la diffidenza nei confronti dello straniero e dell'altro. Tu sei arrivato in Italia a soli 16 anni, e per tua missione in alcune interviste sei stata anche clandestina per un periodo di tempo. Come ti sei trovata? Come ti sei trovata, e poi come vedi il rapporto che hanno gli italiani con gli stranieri? Come mi sono trovata? Mi sono arrangiata come la maggior parte degli stranieri che vivono qua. L'Italia, purtroppo, con le sue leggi poco adeguate, ti permette anche di aggirarle parecchio, proprio perché le leggi non ce ne sono. Niente, il mio percorso è a un happy end. Io sono venuta in Italia da privilegiata, la mia storia è la mia storia, poi ce ne sono tante altre, perché noi stranieri non siamo gli stranieri, siamo delle persone diverse con delle culture e religioni diverse, e ognuna ha la sua storia. La mia è questa. E in Italia, secondo te, perché c'è questa diffidenza? E in Italia, secondo me, non c'è la diffidenza. Ci sono i casi singolari, ma io penso, quale altro paese potrei fare arrivare proprio da zero, e ti dico totale zero,
con 5 euro in tasca e reinventarmi un lavoro e viverci di questo lavoro. E oggigiorno nessuno mi chiede, malgrado c'è il mio permesso scade, di dove sei, che fai, perché lo fai e come ti permetti di farlo. Quindi penso, non ci siano, ci sono anche da pensare che magari quando arrivi così da privilegiato ti è più semplice. C'è questo grande contrasto, gli italiani sono un po' persi, però quello che blocca gli italiani sono le leggi. L'abbiamo vista recentemente nella spy movie a fianco di Travolta, adesso questo film, nel futuro? Beh, nel futuro ho un altro film di Carlo Mazzacurati, si chiama La Passione, che uscirà a ottobre e poi vediamo. E chi sarà in questo film? Interpreto per la prima volta il ruolo di una polacca, pensa, non ho mai interpretato, non mi hanno mai voluto per una ragazza dell'est perché mi hanno tutti detto che no, non saresti credibile. Che è anche abbastanza, insomma, grottesco, mentre là racconto, insomma, questa ragazza che vive in un paesino piccolissimo in Toscana, un rapporto molto carino con Silvio Orlando, questo regista abbastanza sfigato, che arriva e deve mettere per forza in scena la passione di Cristo.